もう少し遊んであげようか。Infame. Oh oh oh! Non te l'aspettavi questa mossa di Buwan! Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase, team totalmente composto dai vari Bu. Non vi assicuro che li utilizzerò tutti, raga, sicuramente non li utilizzerò tutti, tipo Bu Tanks, roba del genere, possono pure restar lì a marcire. Ma questo showcase nasce perché Buwan Purple Free to Play è in tier Z, quindi con l'uscita del nuovo Buwan con l'equip platino di Kiddo, beh, forse si può fare qualcosa di buono finalmente, raga. Prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, mentre per chi fosse nuovo del canale, per chi ancora non fosse iscritto, contenuti nuovi tutti i giorni, quindi vi converrebbe caldamente farlo, rimediare subito e non perdervi più manco un video. Detto ciò, vamonos con lo showcase, via. Eccoci qua con il nostro super team di Bu. Abbiamo Buwan Purple, Buwan Red e Kiddo, che praticamente saranno quelli che giocheranno quasi sempre, se non sempre. Abbiamo Evil Bu, che potenzialmente potrebbe essere un altro giocante, e basta raga, per il resto è Z-ability e Z-ability. Tutti gli equip sono a vista, si potrebbero di gran lunga migliorare, ma per il momento accontentiamoci così. Finché Regen non torna veramente in meta, rimarranno questi per quanto mi riguarda. Raga, andiamo in PvP, vediamo cosa combinano i vari Bu più malvagi che ci siano. Via. Cominciamo, Shao Gokumui, quanto tempo che non ti vedevo. Oh, 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 aggressivo, aggressivo ragazzo. Stoppati. Molto aggressivo ragazzo, raga. Totalmente unexpected come cosa. Ok, le difese del team purtroppo lasciano a desiderare. Vai, Buwan Z. Tier Z, Buwan. Nice. Ok, sblastiamo, andiamo di strike, andiamo di blast ed entra Vegito. Mi sta bene. Ok. Nice, nice. Vai Kiddo, vai Kiddo. Switchiamo di qua e andiamo di special move, che penso che Goku Mastered sia quasi pronto. Tac. Bueno. Ok, prolunghiamo e lasciamolo. Vediamo di fargli fuori quantomeno l'endurance. Nice, nice. Nice. Ottimo, qua qualcuno ci saluta per forza di cose. E si lascia andare Vegito. Mua. Meravigliao raga, meravigliao. Forfè raga, forfè, i miei Bu distruggono il meta. Prossimo. Team Future con Zenkai non completi. Va buono, va buono. Ah, così proprio Buwan. Entri e dici ciao, sono Buwan, spacco tutto. Nice. Ok, vediamo se lo pigliamo. Sì. Barriera che fa effetto, che fa il suo. E lo ammazziamo di special move. Raga, ma tier Z bombazza. Tier Z bombazza. Ok.
Va bene, cos'era sto drop? Drop su drop, raga. Match strano, teniamolo comunque. Prossimo. Squadra di Boo contro Team Quarto Anniversario. Vediamo quello che possiamo combinare, raga. Ehi. Non è. Non quittare contro i miei Boo. Cos'è questa merda? Oh no. Oh no. Oh no. Cos'è questo match di merda? Stop. A pagliaccio. Ok. Rasciamolo. Vediamo di fargli fuori l'endurance. Ok. Perché non bastano i personaggi sgravati, bisogna anche laggare come lo schifo. No, fermo, immobile, muori, bene. Questa scelta. Non recupera chi non fa niente, raga, niente fa. Vai, 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 ok, meno due. E forfè, ma quanto godo, ma quanto fai schifo. Prossimo. Vomonos, Team Fusion, Vegito Ultra. Non mai visto, raga, Vegito Ultra durante questi match. Vai, 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 Kidu. Kidu, Kidu, Kidu. Oi, oi. E mi si autopreme la carta, raga. Si gode. Mastro Combarolo, raga. Il mastro delle combo, raga. Prima kill. Seconda kill. E ora ci pensa buona Vegito giallo con l'endurance. Il purple ovviamente. Ok, che probabilmente morirà in questa combo. Va bene così, raga. Va bene così. Dentro subito. Ehi, 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 sta buono, sta buono. Ok, Vegito pazzurdo. Switchiamo su Kiddo. Non so se può tankarsi sta robetta qua. Sì. Gliela famo.
Cioè, seriamente mi stai facendo questo? Erroraccio. Ma hai regalato una win praticamente, dopo che stavi facendo il diavolo con sto Vegito. Oh, me la son rischiata un attimino, ma Buan se la porta a casa. Andiamo avanti, Buan Purple, raga, non riesco a mostrarvelo più di tanto. Ultimo match, niente Ultra Vegito contro, ma è un Red Red Purple abbastanza cattivo. Allora, proviamo di strike, ok. Nice. Non me l'aspettavo un attacco così diretto. Proviamo a tancheggiare con Buan. Tier Z. Non si sente, raga, non si sente. Che male. Mettiamoci il recupero d'HP e switchiamo. Ok, questo lo prendiamo sul blu. Oh, godo. Andiamo così. Ok. Infame. Oh, oh, oh. Non te l'aspettavi questa mossa di Buan. Vai Buan. Vai Buan. Ecco l'unico momento in cui qualcuno attacca dopo una verde della 18. Bel meta, bel meta. Tardi, vero? Mai che c'ho una strike in mano quando serve. Va bene, fatti andare sto counter, sto gauge. Seria, raga, no, non puoi non aver switchato di tua spontanea volontà. Ok. Ok. E si gode, raga, e si gode. Soprattutto perché Buan ha fatto la giocata della vita qua, quello purple. Raga, parliamo del team, senza difese. Raga, praticamente tipo il Super Saiyan, ma con meno danni, parecchi di meno. E ancora meno difese, parecchie di meno. Quindi, team che non vi consiglio di giocare, ma che comunque può tirar fuori delle belle cose, delle belle soddisfazioni. Buan Purple, gli servirebbe il Tier Z perenne, raga, per poter essere considerato giocabile, perché comunque poi non lo è più di tanto, poverino, perché sempre senza chi, raga, le pescate delle carte gliel'hanno limitata due volte praticamente per i primi due ingressi in campo, e si pesca carte totalmente a caso che andrete molto probabilmente a premere, raga. Io non so come sia possibile, ma non è come tipo Buan Red che usi una blast e tappare una blast in un altro spot, no, tappare sulla stessa carta che hai appena premuto, devi stare attento a non premerla. Boh, strano Buan, molto strano in tutto quanto. Spero gli facciano uno Zenkai prima o poi che possa sopperire a ste mancanze. Innanzitutto il danno di statistiche, perché fa veramente cacare, poverino, in quella roba lì. Cioè, faceva danni dignitosi in Tier Z, comunque, con tutto il team appartenente al suo stesso episodio. Immaginatevi senza, che porcheria sarebbe. Cioè, ve l'avevo portato senza, era una porcheria immonda. E in più, appunto, mai con il Ki, raga. La main ability che non vi recupera il Ki è uno sputo in faccia, proprio. In ogni caso, ci siamo portati a casa lo showcase. Quindi, raga, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione a tutti. Tutti quanti, a presto!